scatola c'è scritto la verai più di una donna reale. Eccola, è mia, bella, bionda, sexy e innocente. La mia scatola è rosa, c'è scritto la verai più di una donna reale. Sono fatta apposta per far sì che lui mi scelga, lo so. Lo sento dire che vuole una bambola dell'amore perché ha bisogno di qualcosa con cui divertirsi senza doverci per forza pagare. Mi piace guardarla quando si gonfia, mi piace sentirla mia. La mattina poi, quando ho finito, la ritengo e la metto nel cassetto. La sera invece, quando torno a casa dal lavoro, la gonfio e subito torna piena e rigida. Oggi mi ha parlato, parla con me, mi chiama Taffy, dice che aveva una cagna che si chiamava Taffy, che gli piaceva. Dice che sono utile, io sono utile, proprio come un forno o una lavatrice, è più di sua moglie, dice così. Hai iniziato a fare la doccia da sola, spesso noi facciamo l'amore sotto la doccia. Poi ci asciughiamo e poi riprendiamo a fare l'amore. Poi ci mettiamo a parlare, parliamo di tutto. Soprattutto lei è molto brava ad ascoltare e soprattutto parliamo di me. Decido di rendermi utile, voglio imparare a tenere la casa in ordine. Lui dice che la casa è il posto di una donna e io voglio essere una donna. La mattina aspetto di sgonfiarla. La lascio nel letto, preparo la colazione per tutti e due. Poi in sdraio vicino a lei e mangio. Dopodiché, tutto contento, mi preparo e vado al lavoro. Oggi mi porterà con lui al lavoro. Dice che tutti i colleghi saranno invidiosi quando mi vedranno perché sono perfetta. Mi veste sempre bene, mi compra cose provocanti con le gonfie, mi mette un buon profumo. Sapete, quando torno la casa è sempre pulita. E la cena, la cena, la cena è proprio ad un lato. È veramente diversa, è molto migliore di una donna normale. Perché questo è essere una donna. Sai, mi piacerebbe iniziare a studiare. Studiare tu? E perché? Beh sì, potrei imparare cose nuove, magari potrei conoscere altre persone. Conoscere altre persone, imparare cose nuove, ma tutto quello di cui tu hai bisogno è qui, con me. Sì, io so che non mi fai mancare nulla, ma vorrei trovare anch'io un lavoro, come te. Vorresti trovare un lavoro come me? Ma tu già ti dai abbastanza da fare, come se ne hai letto tutte le sere. Il ruolo di una donna è qui, così. Come preferisci, amore mio. Ma non lo penso veramente. Qualche volta ci torno sulla questione dell'andare a scuola. Posso? Posso. Ma sì, poi ci penso su e mi dico, ma è tutto che c'è di male. È la mia bambola perfetta, ma vorrà conoscere cose nuove, interessarsi ad altro. Vuole studiare, la mia bambola vuole studiare. Vuole studiare, ma è così? Vuole studiare. E allora, signori, se vuole studiare, facciamola studiare. Signori, modalità studentessa. Studiare è bellissimo. Ho imparato a dare un nome a tutte le cose. E mi piace tanto leggere. A volte resto sveglia per ore a leggere libri di Dostoevsky o Shakespeare. Lui urla. Ma certo che urlo. E uno sì, adesso non ti va neanche più di fare l'amore. Ma a me piace leggere, leggerei il Perone. Leggere, sai sempre su questi maledetti libri. Perché non provi ad interessarti ad altro invece di continuare a cercare di capire cose che ti sono la verità, non capirei mai. Mi auguro, trovo lavoro in una multinazionale, non voglio più mettere Perone a Renzi. Non mi piace, lui urla sempre più spesso, non mi piace più il suo amore, la sua bambina. Certo che non abbiamo più mia moglie, mia bambolina. Ormai sta sempre su questi lì, parla delle sue idee. Braccio. Non torna più a casa. Pugno. Basta! Pugno! Ci sono stanca! Pugno! Insomma, forse tu non hai capito una cosa importante. Lei non ha capito una cosa fondamentale. E no, signori, non è
capito che lei è mia. Sì? Pensate che l'altro giorno ho dovuto prendere la schiaffi, per farle capire finalmente chi comanda. Torno a casa. Lui è lì. Mi chiede il bello, dice che sta per picchiarmi fino a farmi svenire. Non so che cosa fare, ho paura. Non c'è piaciuta. Prova la vacca dell'aria al centro del mio pericolo, apre. Ascolto l'aria e esce. Mi svolto sul pavimento. Resto lì, come un palloncino floscio. Lui adesso non urla, nessuna espressione. Cerco di dirgli qualcosa, ma non viene fuori niente. Ho detto basta! Non ti permetterò più di parlare! Basta! Un po' d'aria che era rimasta imprigionata nella mia testa scende e fuoriesce dalla mia bocca aperta. Tu non hai capito. Non hai capito, dovevi soltanto amarmi, a modo mio, sì? Ma dovevi soltanto cercare di amarmi. Si inginocchia accanto a me. Mi sorride. Mi prende e mi ripiega con cura. Hai mano qualcosa? È la scatola che stavo quando mi ha contata, quella su scritto. La amerai più di una donna reale. Mi mette nella scatola, ci volta sul coperchio. Mi ripone nel cassetto. Chiude al piano. Buio! Guardi là,
quelle sono tutte le luci di rapina come la sua, che neanche ora si ricorda per quanto è eccitato. Eccitato? Ma no, lei si sbaglia, semmai ero sconvolto, sconvolto. Sconvolto, certo, sconvolto. Comunque non tema, la facciamo la denuncia, per carità. Perché mi fissa? Perché la fisso? Ma scusi, ma a lei sembra un comportamento normale suo? Fai il tì. Prego. È turbato? Vedo un po' dopo quello che è successo. Cerchi di respirare. Sì. Così. Mi scusi, Il fatto che una denuncia è una cosa molto seria. Lei così rischia di rovinare la vita al suo presunto aggressore. Cioè, io rovinerei la vita al mio presunto aggressore? Sì, presunto. Finché non lo cogliamo sul fatto, o magari fate pace. Dovrei fare pace? Sì. Ma con lui che mi ha rapinato? Sì. Ma lei è completamente fuori di testa, senta, guarda, io non ho tempo da perdere. Entro un'ora devo stare in ufficio per una riunione importante. Ma chi ci vuole riempire un modulo? Chi ci vuole a fare una denuncia? Sai che mi ricorda lei? Adesso glielo dico. Lei mi ricorda esattamente per rimesso. Lorenzo Flaherty! Il nome che non si arrendono. Questa ovviamente era una metafora, io mi sono prestato per quanto riguarda la denuncia, ma è la difficoltà spesso che le donne incontrano quando vanno a comunicare quello che è successo e a tentare, insomma, di denunciarlo. Esatto. Giusto? Grazie. Grazie, Steffi. Grazie. Grazie mille.
Grazie, questo è il nostro contributo per la giornata a favore delle donne. Grazie e viva le donne!